fare i cavallucci. Come si fa? Intanto in una capiente ciotola come questa ci metto la farina, e penso che questa possa anche bastare. Oltre alla farina ci metto le noci che abbiamo precedentemente pestato nel mortaio. Oltre queste ci siamo preparati con le bucce dell'arancio questi canditi, quindi le bucce d'arancio che sono state candite andiamo ad aggiungere a questa farina. E poi ci mettiamo altri ingredienti importanti, alcuni semi di anice che sono stati anche pestati nel mortaio, non tanti perché sarebbero troppo aggressivi. E poi ci mettiamo un cucchiaino di cannella in polvere in questo caso, e non è finita, perché per far ammorbidire questo impasto ci dobbiamo mettere anche un mezzo cucchiaino di bicarbonato. Sarebbe finita se non ci fosse la necessità di mettere ciò che servirà ad impastare questa cosa: dello zucchero, al quale aggiungiamo un pochino di miele, non tanto. Ecco, questo è il miele che vado ad aggiungere al mio zucchero. Oltre a questo, un aroma particolare, il nostro vin santo, non tanto, giusto un pochino per dare quel tocco necessario per, per aromatizzare questi dolcetti, perché in fondo si tratta di dolcetti. E questo zucchero e miele dovrà essere sciolto con un po' d'acqua. Quindi questo lavoro lo facciamo per sciogliere zucchero ed acqua, e quando il tutto si è completamente direi quasi liquefatto, comunque sciolto, quindi zucchero, miele e acqua, fino ad ottenere una specie di sciroppo. Non è proprio uno sciroppo perché è piuttosto denso. Lo vado ad aggiungere al nostro composto, perché di un composto si tratta, e con un mestolo di legno vado a muovere per fare un impasto. Bisogna muovere con una certa energia, e se non dovesse bastare possiamo aggiungere ancora un goccino di acqua, ma non credo che sia poi così necessario, però facciamolo. Un goccino di acqua ancora ci vorrà. Ecco fatto. Quindi questo prodotto, questo composto, questo preparato servirà per fare come una specie di pallottole della dimensione pressappoco di un mandarino, tanto per essere così, per dare un'idea. Ecco, queste sono le pallottole che io preparo e che vado a mettere in una teglia da forno. Ne ho preparata una, ne preparo un'altra, e così procedendo vado ad infornare questi dolcetti che sono piuttosto tipici del periodo natalizio e che vengono chiamati cavallucci. Non so il motivo per cui vengono così definiti, però insomma sono dei dolcetti molto particolari nel periodo delle feste natalizie, o comunque durante tutto l'inverno. Questi cavallucci vengono messi in un forno caldo, possibilmente un forno, se ce l'avete, riscaldato a legna, e dopo una ventina di minuti li possiamo tirar fuori e ve li farò vedere come vengono, e vi farò
come si suol dire, vi farò mezza gola. Stefanella, questo è un ricordo dei tempi passati, ma sempre attuale. Tolti dal forno, i nostri cavallucci si presentano in queste condizioni. Sono veramente dei dolcetti molto gustosi, molto facili da preparare, un po' più grossi di quelli che si trovano dai fornai, però sono, come ripeto, dei dolci che si fanno durante l'inverno e in occasione delle feste natalizie in modo particolare. I cavallucci. Ne spezzo uno per vedere come è venuto. Ci vuole un po' di forza perché sono un pochino duri. Ecco i cavallucci che abbiamo preparato.